Pronto? No, adesso l'ho messo, non l'ho messo. Sì, stiamo registrando. Ciao ragazzi. Ciao. Hola. Allora, beh, spiego. Mi è venuto in mente, sotto io, nel senso mi sono reso conto che forse abbiamo delle opinioni diverse su quello che io ho detto sul mio canale nell'omelia riguardo alla proibire, sorvegliare e punire. E forse ho pensato magari un quarto d'ora di colloquio con gli altri sul tema. Ah, potrebbe essere interessante a chi ci ascolta. Thomas non può perché è occupato, vabbè, 3 su 4, c'è varietà abbastanza. Allora, io fondamentalmente ho detto che pur apprezzando i motivi e pur ritenendo che quello che si chiama hate speech o il diffondere odio verbalmente o con mezzi di comunicazione sia cosa deplorevole e dannosa, molto probabilmente, ecco, per metterla sintetica, così poi lascio la parola agli altri, mi sarei trovato in orrenda compagnia se fossi stato un parlamentare, perché probabilmente avrei detto: no, guardate, questa commissione non sa da fare, perché ciò che la spinge alla fine e la motiva diventa censura la libertà di pensiero e parola. E infatti mi ha molto colpito il fatto che la Meloni, nel giustificarsi con la senatrice Segre, abbia trovato come scusa che lei ha votato contro perché lei vuole avere il diritto di proibire. Proibire cosa? Nella fattispecie i rapporti omosessuali. Mi ha molto divertito. Cioè, ha deciso di non proibire o di non votare a favore di proibire la libertà di espressione perché vuole proibire atti concreti. Vabbè, ecco, questo, io l'ho vista così. Comincio io? Prego, prego. Allora, io mi sono astenuto dal commentare tutto quello che è successo. Ho letto decine e decine di commenti. C'è una destra abbastanza, mi sembra, abbastanza compatta sulla contrarietà alla commissione. Io credo che ci siano diverse posizioni però all'interno della destra. C'è qualcuno, anche qualche pagina più o meno di ispirazione liberale su Facebook, che ha motivato esattamente come dici tu, Michele, la contrarietà a questa commissione, mentre secondo me le giustificazioni tanto della Meloni quanto quelle della Lega e un po' più sfumate quella di Forza Italia, secondo me sono diverse. Nel senso che non mi risulta a memoria mia che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia siano mai state, a prescindere, contrarie alle commissioni parlamentari. Anzi, qualche volta le hanno proposte anche per argomenti molto meno significativi di questo. Secondo me la loro posizione nasconde invece quella continuo a strizzare l'occhio alle posizioni più estreme di destra, perché Certo. No, io non voglio associarmi a loro, eh. Esatto. Allora, è un po' più sfumata la posizione di Forza Italia, però devo dire grandi applausi, grande stima questa volta da parte mia per Mara Carfagna, che si è messa apertamente contro Silvio Berlusconi, denunciandone sia attraverso Twitter che anche attraverso un'intervista che ho ascoltato 3 giorni fa in radio, denunciando questa posizione ambigua di Forza Italia e richiamando a valori che Forza Italia sembra aver o dimenticato, secondo il suo punto di vista, secondo me mai avuto in ordine alla tolleranza verso gli altri, verso i diversi, verso... C'è una cosa, nelle giustificazioni che ho letto da parte di Berlusconi, c'è la rivendicazione dell'antica amicizia con Israele. Secondo me c'entra nulla. C'entra assolutamente nulla, ma questo fa però, esatto. Permettimi se ti interrompo, tutta sta paccottaglia è fumo sugli occhi, cioè sono tutte stronzate, tanto perché non c'entra niente, esatto. Col problema di fondo, no? Esatto, però lui si va trincerando da un punto di vista politico, posso anche capire il perché. Sì, perché ha messo lì la Segre a presentare la mozione, che anche quella è stata una scelta francamente, a mio avviso, strumentale sicuramente. Il Parlamento vive di strumentalizzazioni, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Comunque dicevo, c'è stata questa giustificazione che secondo me c'entra niente. Detto questo,
Io credo che fondamentalmente le commissioni parlamentari non servono un cacchio, cioè non sono mai servite a nulla. Abbiamo esempi di commissioni parlamentari che durano decenni, non arrivano mai a un risultato. Decenni, faccio per dire, naturalmente. Sarebbe oltre la durata della legislatura. Non arrivano mai a nulla e in questo caso più che mai mi sembra che l'istituzione di una commissione serva semplicemente, più che altro, a rappresentare una sorta di, come dire, reazione politica corretta a questo clima molto di destra che si sta instaurando in Italia. Penso sia un'operazione di facciata. Sul fatto del controllo e della censura, francamente, non ho riflettuto ancora, non mi è venuto da riflettere e magari preferisco sentire meglio te. Io ho sentito soltanto la prima parte della tua omelia, non la seconda per ragioni di tempo, e mi piacerebbe sentire Gianluca, che forse ha preso delle posizioni un pochino più nette su Twitter e magari ha qualcosa in più da dire. Io non ci ho pensato alla censura, francamente. Allora, come ve la posso dire? Intanto, tac, ho messo la Lacoste come calenda, hai visto? Tac. Allora, come ve la posso dire? Quella che l'hai già detto. No, sto pensando ad alta voce. Allora, posto che io sono contrario a tutte le commissioni parlamentari in genere. Vabbè, ma facciamo finta che non è una commissione, dai, se ne frega. Io penso però che ci siano dei valori non negoziabili, no? Dei valori non negoziabili che servono a proteggere il pluralismo, la libertà di espressione, eccetera, eccetera. E questi valori non negoziabili, anzi, l'attacco a questi valori non negoziabili, che sono il fondamento delle democrazie liberali, sono stati sdoganati nel dibattito politico di recente, soprattutto da Salvini. Allora, posto che io sono contrario alle commissioni parlamentari, serviva, secondo me, se la destra o la sinistra o chi volete voi, serviva soprattutto in Italia, soprattutto nell'ultimo periodo in cui sono stati strumentalizzati i migranti, le differenze del colore della pelle, altre cose che non vedevamo, sono ritornate fuori come l'acqua delle fogne, no? Non le vedevamo da anni queste cose. E sono state, e la colpa di questo è quasi esclusivamente del signor Salvini. Quello che dico io è che forse una cosa che mi scoccia a dirla, perché francamente sta nel mio DNA, non sarebbe nemmeno, cioè non ci sarebbe nemmeno da discuterle queste cose qua, no? A me sembra di essere su Marte a dover discutere nel 2019 di queste cose qua. Dico che proprio per quello forse sarebbe voluta una presa di posizione, ed è su quello che io mi sono un po' scagliato, Costa. Non va bene il testo della commissione, si cambia il testo della commissione. Non va bene la commissione, non si fa la commissione, si motiva perché non si fa la commissione. Ecco, cioè, secondo me la destra, o per marketing o perché ci crede, non mi frega neanche nulla del perché, fa l'occhiolino a certi tipi di... verso un mondo più sostenibile. Fa l'occhiolino a certi tipi di robe che a me, onestamente, non piacciono. E secondo me quella era una buona occasione che aveva per segnalare che tipo di rapporti ha con questo tipo. Cioè, quando io vedo sfida... Allora, in manifestazione siamo andati tutti, no, Michele? Sei andato anche tu. A te ti par possibile che... Io soprattutto, ne ho organizzate anche parecchie. Ecco, esatto. Ma sono andato... di svariati tipi, tra l'altro. Capitato di andarci anche a me, no, da giovane. Cioè, ma ti pare che può girare in manifestazioni un gruppo con le svastiche e tu non te ne accorgi o non me ne so... Cioè, ti pare che un servizio d'ordine di una manifestazione... Allora, quella roba è voluta, no? Certo. Cioè, il servizio d'ordine di una manifestazione non fa girare della gente a caso dentro il corteo, no? Quindi se la Lega lascia girare delle persone che hanno dei simboli, ok? Che sono dei simboli, che va bene tutto, va bene il freedom of speech, il First Amendment, è quello che ti pare.
Ma se prevalgono le ideologie sottostanti a quei simboli, tutta questa roba qua ce la scordiamo. Quindi quella roba lì, secondo me, non è negoziabile. Io qua sono proprio in disaccordo totale. Perché io distingo fondamentalmente dall'espressione di idee, cioè io finanzio, l'ho detto anche nella mia media, io finanzio annualmente l'ACLU, l'American Civil Liberties Union, che non è esattamente un'organizzazione di destra, per chi non sapesse cos'è potete andare a vedere su Wikipedia o nel sito di ACLU, cos'è, la quale non di meno ha difeso perfino il diritto del Ku Klux Klan di sfilare con i propri simboli. Perché? Perché faccio una fondamentale distinzione fra le parole e le opere. E la libertà di parola e di espressione, per quanto mi riguarda, e qui astraggo per un attimo, poi ci torno, alla questione del fatto che nella nostra Costituzione c'è il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Faccio una distinzione fra le due cose. Tanto per essere espliciti, su Casa Pound e Similia, io trovo di un'ipocrisia folle che noi si viva, e il Ministero degli Interni in questo momento non è controllato dalla Lega, in un paese in cui la stessa maggioranza chiede a una senatrice di origine ebraica che ha patito la persecuzione di presentare una mozione, qui si istituisce una commissione che decide cosa può essere detto, cosa non può essere detto, e nel contempo non sgombra la sede illegalmente occupata da Casa Pound a Roma. Perché questo secondo è violazione, ma non anche di hate speech, è proprio violazione della legge, del diritto di proprietà, di una lista infinita di articoli del codice civile penale, e invece per comodità politica non li si sloggia, a manganellate, sia chiaro, vanno sloggiati a manganellate pesanti e vanno tutti imputati per occupazione abusiva, espropria, eccetera, furto, danno, eccetera, eccetera. Dopodiché, se vogliono spiegare in piazza che loro sono fascisti e il fascismo è bello, lo spieghino e si fa la battaglia ideale, così la vedo io. Sai, è che quelle ideologie lì, Michele, in quelle ideologie lì il passaggio dalla parola ai fatti purtroppo è un passaggio molto rapido. Lo so, ma anche con quelle dei compagni che sbagliano e che pubblicano dalla terza i libri per spiegare basta i salari dei fame il complotto del capitale. Ma Michele, io sono completamente simmetrico, non è che i gulag, cioè, è la stessa cosa, no? Hai capito? Non è che... Cioè gli esteri... No, lo so. Cerchiamo di mantenere la riflessione sul punto. Io sto solo cercando di invitare a una riflessione su cos'è che una commissione di questo tipo, un approccio di questo tipo, pensa di poter, come dire, ottenere. Ah, ma no, ma nulla. Capisci? Ma quello è una cagata. Il risultato si pensa di poter raggiungere. Ma no, ma quello nulla, è una cagata quella roba lì. È una roba da cancellare e far saltare in aria col tritolo, no? Cioè, non serve a niente. Non essere eccessivo se ti imputano a te. No. Insomma, come appena detto che lui vuole essere pacifico. No, io dico solo che, sai, se pensi a come è andata poi negli anni 20, gli anni 30, no? Vabbè, Thomas ha fatto una roba con Giovanni, prima o poi magari ne parlerà. Cioè, alla fine è andata così. Il problema è che l'ideologia di quel tipo di ideologia è basata sulla prevaricazione degli altri. L'avversario politico va eliminato, è una specie di fatua, no? Per cui non può coesistere un avversario politico. Sono ideologie totalizzanti, no? Per quello che io dico, su quello non si può negoziare, capito? Perché l'avversario o si converte o lo uccidi, capisci? Cioè, questo è il tema sottostante a quella roba lì. Quindi è un po' più delicata del solito, perché qui non stiamo parlando di una roba, io la penso così, tu la pensi così, e va bene, no? Cioè, chi se ne frega. La risposta americana, no, che tu dici del Ku Klux Klan, sì, è vero, ma prova a pisciare fuori dalla tazza con in testa un cappuccio bianco lì in America, no? Ti sparano in testa e sei morto. Cioè, capito? Cioè... In certi counties di certi stati... Anche no, nel senso che purtroppo godono di simpatie, però in generale sì, certo.
Cioè, tutto il sistema istituzionale è un po' più, diciamo così, diretto, no? Se posso permettermi lo svolazzo. Siamo assolutamente d'accordo. Cerchiamo di far ritornare Costantino nella conversazione. Io sto solo dicendo... cioè, ci sono due aspetti. C'è uno di principio e uno relativo alla situazione politica oggi in Italia. Se è chiaro... Cioè, insomma, non credo che sia neanche necessario dirlo, cioè, cosa pensi io di costoro, della destra fascista, eccetera. Cioè, non mi pare necessario. Però da entrambi i lati l'approccio che questa sinistra, proprio un'operazione di questo governo, sta proponendo, a mio avviso, è perdente. Non so, se volete partiamo dalla constatazione. Sì, in Italia Salvini ed altri, non solo Salvini, anche la Meloni, ragazzi, anzi la Meloni direi ha sdoganato in maniera esplicita, facendosene così, manifestando, come dire, orgoglio, il fascismo nel senso classico, cioè il fascismo italiano. Dai, Fratelli Salvini... d'Italia è il movimento sociale italiano rinato, punto. Sì, ma direi che è il Partito Nazionale Fascista, cioè si esprime a simboli, candida, cos'era, il nipote, esplicitamente fascista di Mussolini, cioè mi pare che il messaggio lì sia è proprio il fascismo puro italiano, tradizionale. Dal mondo salviniano viene un messaggio ancora più ambiguo, perché ci infila elementi di arianismo, di nazismo, eccetera, eccetera. No? La storia che loro sono a favore di Israele non vuol dire un cazzo, sono a favore tra l'altro della parte più violenta e meno tradizionalmente ebraica e meno tradizionalmente decente di Israele, non vuol dire assolutamente niente, semplicemente una variante del razzismo, nel senso stanno solo a favore di Israele perché Israele in qualche maniera lo vivono come il baluardo ai palestinesi, quindi agli arabi, quindi ai musulmani che sono a loro avviso dei cani, quindi è pura retorica. Ok, tutto questo è vero, e a vostro avviso o a tuo avviso, cioè, avviso di costoro tutto questo lo combattiamo proibendogli di dire le loro cose? No, anzi, forse Michele gli si dà maggiore, come dire, spazio, perché a me sembra paradossale che partiti profondamente autoritari che si ispirano a certe ideologie, direttamente o indirettamente, consapevolmente o meno consapevolmente, possano poi alzare la bandiera della libertà di parola perché viene istituita una commissione. Cioè, francamente, questo è paradossale. Perché adesso stavo leggendo un pochino le reazioni a destra del Parlamento e appunto si rivendica la libertà di parola, cosa sacrosanta e giusta, ma che siano a rivendicarla i signori Salvini e Meloni, francamente a me sembra assurdo. Ma no, ma poi se vai a vedere, scusami se ma se vai a vedere, no? Alla fine loro basano tutto la loro contrarietà, soprattutto la Meloni, a questa commissione, non già sulle cose che hai tirato fuori tu, Michele, no? Che sono cose di principio che si applicano a, diciamo, sopra, no? Sì, sei arrivato a casa. Che si applicano sopra al dibattito su quella commissione e sulle cose che doveva discutere quella commissione, no? Le cose che hai detto tu, Michele, dobbiamo aver bisogno di una commissione per decidere. Ma quello va bene, è assetto istituzionale, chiamiamolo così. Ma la risposta di Meloni, eccetera, è: ah, io non posso votarla perché dentro c'è la parola nazionalismo. Ora, chiedo a voi, no, la discriminazione basata sul passaporto, che definizione gli volete dare? Cioè, che è il nazionalismo, no? Cioè, discriminare qualcuno sulla base del suo passaporto, che roba l'è? Cioè, chi è? Hai il microfono giù, Michele. Lei ha usato questa cosa qua, io l'ho sentito. Hai un sound terribile. Molto figo se fosse un concerto perché c'è l'eco. C'è l'eco? Adesso un po' meno. Perché sono passato dal telefono al computer di casa perché è un po' meglio così. Vai un po' più vicino che si sente, dai. Si sente male, ragazzi? Adesso ok. Ok, aspetta un attimo che metto a posto. No, sto zitto, vai pure avanti. No, dicevo, quindi tutta la loro contrarietà, no? Non è vero questa cosa che dici tu, Costantino, che loro avranno detto, della libertà di parola, eccetera. No, lì si contrastava il fatto che dentro la commissione
si fosse equiparato al razzismo, eccetera, eccetera, al nazionalismo, no? Sì, per vabbè, queste sono le, come dire, le scusazioni del giorno dopo, no? Quelle della Meloni. No, ma secondo me è vero, che loro dà fastidio questa cosa qua, no? Però io vi domando cos'è il nazionalismo. Credo sarebbero felicissimi di limitare la libertà di parola, purché nella lista, ma è quella che è la parte significativa. Capito? Nella quello lista il tema, delle, no? cose che non si possono dire, non ci fosse quelle che vogliono dire loro. Ma allora sta attento, adesso io non voglio fare il cattivo, no, però no. È lì che viene il punto. E se nella lista delle cose che non bisogna dire c'è anche il fatto che il capitalismo è una cacca e che diavolo ne so, i padroni sono tutti cattivi? No, ma che infatti... dice il compagno X che di sicuro ha votato la mozione? No, Michele, io sono d'accordo con te che queste cose in principio non dovrebbero proprio esistere da nessuna parte, no? Ma ci dovrebbe semplicemente essere qualcuno che applica la legge. Cioè, per me si ritorna sempre al problema della rule of law, no? Cioè, c'è una legge, si applica quella, abbiamo deciso che la ricostituzione del partito fascista è illegale, ok, la legge italiana è così. Chi sfila con le bandiere del partito fascista o con le svastiche dei nazisti, il campo rosso, prendi e li mandi dove li devi mandare, no? Cioè, non è che bisogna fare una commissione per fare sta roba qua. Se non ti va bene la legge così, cambi la legge. No? Cioè, io la vedo un po' così. Dopodiché, ripeto, siccome, cioè, usciamo un po' dall'ambiguità, almeno noi tre, questi qui fanno riferimento e evocano sempre delle robe nefaste, questi qua della destra. Non è che dobbiamo far finta di un cazzo, perché sennò ci pigliamo per il culo. Cioè questi ogni volta... Mi sono messo da provare dicendo, certo, ma il mio punto è la battaglia va fatta. Cioè, noi tre, con Thomas e un po' di amici, 10-15, siamo fra i pochi che la battaglia esplicita l'ha fatta, anche nel privato, prima che ci mettessimo insieme, da anni, giusto? Sì, sì, non c'è certo bisogno di una commissione per farla. Questo, sono d'accordo io su quello. Sono d'accordo. Allora, ho trovato, mentre parlavate, ho fatto bene, così poi dopo me la leggo con calma, il testo presentato dalla senatrice Segre. Sì, è una cagata, Costa. Guardiamo, perché avevo guardato ieri, infatti. Ma no, sì, ma sì, allora... Ha ragione Michele su quello, è una roba liberticida anche il testo della commissione, no? Cioè, è inutile che stiamo qua a girare. Io lo sì, vabbè, fa i soliti riferimenti giustissimi all'hate speech, la discriminazione razziale su base etnica, religiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Stavo cercando in realtà la parola nazionalismo, che invece non leggo, adesso sto leggendo velocemente. Ah, c'è. Qui. C'è la passione... Ok. Vabbè, poi magari se vogliamo la possiamo mettere anche in link. Sì, sì, no, ma io solamente, più che aver preso posizione dura su Twitter, poi sai che chi se ne frega della mia posizione, ma non ce l'avevo col fatto che avessero votato no. Maker, non far finta di... Sì, immagino, neanche a casa, guarda. Guarda che ricordi che quello vale per tutti. Nemo, per me non finisce la casa propria. Esatto. Confermo. Esatto. Cioè, no, io non ce l'avevo tanto col fatto che non ci sia l'ennesima commissione che non serve una mazza. Francamente, non possiamo farne tranquillamente a meno. Ho da dire sul fatto che questi qui continuano ad avere un atteggiamento ambiguo, ripeto, su delle cose per me personalmente non negoziabili, no? Nel senso che arrivo a Popper anch'io, no? Poi tutti mi dicono, ah, ma Popper non ha scritto così, ha scritto cosa? Vabbè, diciamo, arrivo a Popper nel senso compreso dalla vulgata popolare, cioè che sono intollerante contro gli intolleranti, no? Cioè, non posso essere tollerante contro gli intolleranti. E quindi solo quello dicevo, poi della commissione me ne frega assai poco, francamente. Sì, la commissione alla fine che cosa farà? Metterà un documento, adesso sto guardando i compiti della commissione, alla fine se ne usciranno con un documento di condanna, io non credo che possa oggettivamente trovare materia per azioni un pochino più incisive, qualche raccomandazione al Parlamento, qualche missione all'estero, roba così, non penso che ci sia... No, però vedi, quello che diceva prima di Michele di Casa Pound e dell'affitto di Casa Pound, no?
Quella è una cosa concreta. No, no, ecco, quello che volevo dire. Nell'ideologia di questi signori qua, la casa gli spetta di diritto, no? Perché gli spetta di... Quindi... Perché gli spetta di diritto? È perché sennò se ne sarebbero andati alla terza ingiunzione, no? Quindi, quello che dico io è che... Vedi, lì tu capisci bene quanto queste ideologie poi ti spingano all'azione armata, perché come hai detto tu li dovrebbero sgombrare, ammazzate, no? Come... Allora, il tema è possibile che bisogna arrivare sempre lì per difendere la libertà? Cioè, questo che dico io, no? Bisogna arrivare allo scontro fisico? Cioè, farli fare finché non arrivi allo scontro fisico? Non so, capito? Però, scusa Gianluca, sì, cioè, boh, non lo so. Forse non è necessario arrivare allo scontro fisico, bastava che le forze di polizia e l'ordinamento giudiziario, dove non c'entra nulla la libertà di parola e di espressione. No, niente, lì, lì gli hanno ciulato la proprietà privata al proprietario della casa. Che una sequenza lunghissima, perché non so da quanti anni è occupata, quello specifico, ma guardate che lo stesso vale per, ed è per questo che per edifici occupati ai quattro angoli d'Italia da gruppi di segno apparentemente opposto. Ah, i centri sociali uguale, no? Che agitano una bandierina di colore opposto, si dichiarano antifa, sono la stessa cosa, no? Forse per quello a me non mi è mai piaciuto il Milan, perché almeno con la nerazzurro c'aveva uno dei colori e riuscivo a salvarlo. Col Milan non riuscivo a salvare nessuno dei due colori. Adesso qualcuno dirà, sì, ma potrei essere stato comunista, sì, ma quello era tanto tempo fa. Che l'è occupata dal 2003 la sede di Casa Pound. Capisci? Quindi dal 2003 abbiamo avuto nell'ora... Vabbè, ma... A Milano c'era il Leon Cavallo, che era la stessa cosa. Oh. Sì, ma appunto, ma c'è il Leon Cavallo, ce ne sono, no? Svariate, non è quello il punto. Allora, il punto è che non è neanche necessario che devi arrivare allo scontro fisico violento, basta prevenire, basta curare quando il bubone è piccolo. Se tu li sloggi tre giorni dopo che hanno occupato... molto probabilmente la questione è meno rilevante. E questo vale per questo come per mille altri piccoli atti di violenza e di soppruso. E a me, questa è la mia lettura di Popper. Adesso Popper era una persona anche geniale, non è che ogni cosa che ha scritto... No, no. Ha fatto una riflessione, io credo, controversa e intelligente su cosa fare con gli intolleranti, ha dato una sua risposta, che tra l'altro non è proprio precisa, perché credo lui si rendesse conto di quanto difficile la questione. Io la leggo così: gli intolleranti si menano pesantemente, dottrina Powell, tutte le volte che compiono degli atti che mettono in discussione le libertà assistite. Ma poi io voglio fare una riflessione più lunga, ragazzi. Cioè, in Italia, adesso stiamo pure sull'Italia, anche se queste cose le vediamo anche in altri angoli del mondo, non è mai sparita dall'ideologia diffusa e dalla visione comune degli italiani del mondo una forma di oscurantismo, neanche fascismo, per cui noi siamo speciali e tutti gli altri sono delle cacche. Ah, beh. Okay. E per cui è legittimo opprimere, cantare faccetta nera, bella bissina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina, cacciare, discriminare... picchiare, sfruttare, come si fa nei campi del Sud Italia, ma non solo del Sud Italia, eccetera, eccetera, i diversi. O impedirgli di sposarsi, prenderli per i fondelli, sto dicendo per il culo, ma qualcuno avrebbe visto un doppio intento, eccetera, eccetera. Ora, questa cosa che è di massa e che la cultura nazionale, i film, il mondo politico e culturale, le televisioni... hanno alimentato in questi anni. Secondo voi la combattiamo con questi strumenti qua? Perché è questo che una classe dirigente vera, che avesse a cuore davvero come dire, la tolleranza, dovrebbe chiedersi. Capite? Cioè, questa è la mia riflessione. Una commissione di questo tipo istituzionalizza il fatto che una maggioranza può costruire una commissione che decide cos'è hate or not. E il giorno in cui Salvini e la Meloni hanno due terzi del Parlamento, che precedente politico abbiamo creato? No, ma infatti non va bene. È vero. Perché il giorno in cui quelli hanno due terzi del Parlamento, con questa ideologia, con quelle persone alle spalle,
con quel tipo di maggioranza di elettorato, allora che commissione mi fanno? Ma infatti quelle robe lì, no, dovrebbero essere, diciamo così, quelli lì sono tutti quei valori che sono fondanti, no, che non dovrebbero essere ridiscussi, no, più o meno. Ma tesoro, che sono, non so, i valori fondanti sono continuamente ridiscussi, ragazzi, non c'è nulla di eterno. No, 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 intendo l'adesione al principio della legalità, per esempio, no? Quello a cui facevi riferimento tu, che sono, quello non è che lo ridiscuti ogni 4x2, no? Cioè, se una cosa è definita illegale, è illegale e la fai rispettare la legge, no? Nella fattispecie l'esempio dell'occupazione della casa lì è perfetto, no? Poi, allora, perché questo governo non si impegna fattivamente in una campagna di rispetto della legalità effettiva, annunciando anche, dicendo, guardate, veniamo da periodi di oscena tolleranza delle violazioni più svariate del diritto privato, penale. Questo governo ritiene che questo sia uno slippery slope, la famosa storia, no, della finestra rotta, e d'ora in poi... Infatti una destra liberale che, diciamo, come si deve, semplicemente avrebbe dovuto dire no, della commissione non c'è bisogno, faremo rispettare la legge, punto, finito. Il problema è che non lo può dire perché non è liberale e non è neanche destra, probabilmente. Oddio, quelli che hanno votato la mozione, no, da quanto ho capito. Il problema è proprio quello, è quella roba lì, secondo me, più che definire l'utilità o meno di una commissione sul razzismo, l'antisionismo, eccetera, eccetera, ha fatto vedere bene chi sono quelli lì. Tutti quelli lì, sia quelli che l'hanno votata che quelli che non l'ha. Cioè, gente che ti vuole praticamente definire la vita in ogni suo singolo aspetto, in ogni minuto. Quanto pollo mangi, cosa puoi dire, cosa puoi fare. Dove il Parlamento è sovrano, è inteso, il Parlamento legifera su tutto. No? Secondo me è un po' quello il dramma, no? Capito? Per cui è un po' come lo vediamo in economia, Michele, che tanto sinistra o destra, la regola unica che c'è è tax and spend, no? Cioè, è uguale, è la stessa cosa. Stessa logica. Sì, sì, io per quello ho voluto coinvolgere. Io mi sono messo a fare queste omelie sul mio canale, così anche per dire cose controverse, senza mischiare sempre voi nella mia opinione personale. Però questa mi è sembrata, poi ho letto un po' i commenti tuoi, ho detto boh, sentiamo anche il loro punto di vista, forse per fare una cosa sul canale qui di Liberi Oltre, perché mi sembra un tema fondamentale per il paese, no? Cioè, è vero che, non so cosa pensa, cosa, cioè, il paese è, la popolazione del paese è attraversata, è dominata, cioè io le sento dire queste cose, no? Vengo, ho fatto un giretto in campagna a vedere vecchi parenti, amici, così, e mi sono ascoltato un po' le chiacchiere, no? Dice, che poi va in chiesa la domenica, no? Il paese è dominato da... No, io penso Michele, la domanda fondamentale... Gli anni 30, scusa. Certo, no, scusa tu. No, dicevo, quello che penso, non ho un'idea compiuta, la domanda fondamentale è quella che hai posto tu, serve una commissione o non serve una commissione? Probabilmente no, perché i risultati delle commissioni sono sempre abbastanza mediocri, se non impalpabili. Il tema centrale è che c'è effettivamente quello che stavi appena raccontando, cioè un rigurgito di questi sentimenti primitivi, un po' in tutta Italia, al nord come al sud, e forse qualcosa va fatto, non saprei cosa, sinceramente. Ma... sempre mentre parlavamo, andavo a rileggermi un pochettino le dichiarazioni sempre di quei politici di destra e vedo che anche Salvini dice è liberticida, è Unione Sovietica, è Orwell, eccetera. Parla lui. E a me rompe il capo veramente le palle che si diano questi strumenti a sti signori che, francamente, se potessero censurare tutto quello che è censurabile, che non ha, chi non la pensa come loro... Se faceva ritirare via le bandiere, i telefonini, sì, ai suoi comizi, ma lui parla. Certo. Questo è uno che, quando è stato ministro dell'Interno, aveva dato ordine, veramente, quella in violazione della legge, no, o con un'interpretazione così ampia e oppressiva. Ecco, vedete, le leggi ci sono già. Pensate a quella cosa lì, no? Quella cosa lì era in realtà legale. Nel senso che noi abbiamo ancora una legislazione su quelle questioni che è di stampo fascista.
per cui il prefetto, il questore o l'ufficiale di pubblica sicurezza di più alto grado presente ha l'arbitrio di giudicare se un manifesto, come quello di quel signore che aveva messo Zorro, no? Costituisce o non costituisce fattore turbativo dell'ordine pubblico e esecutivamente, senza diritto, senza magistrato, senza niente, farlo togliere o fermare la persona che lo porta. Ecco, abbiamo già delle leggi liberticide, questa è una legge liberticida, by any standard. Sì, sì, vero. Gli Stati Uniti saranno un paese di merda, ma non c'è cazzo che un agente di polizia decida che io a casa mia non posso mettere fuck you Donald Trump. Questo l'ho detto e l'ho ripetuto. Cioè, infatti io regolarmente a Donald Trump, come milioni di altri americani, gli dico di tutto e il contrario di tutto. Certo pure. Con scarsi risultati. Gli ha detto non puoi neanche cancellarli sti qua, te lo devi sorbire. Con scarsi risultati mi pare. Però cosa c'entra? Ma certo, è puro divertimento. Però voglio dire, cioè questa roba di Salvini che ha osservato Costantino. No, ma infatti, ripeto, io avevo scritto un commento così, che è stato, magari l'ho scritto male, sulla commissione, ma no, della commissione me ne frega assai, niente. Il punto è un altro, cioè a me è piaciuto molto la sentenza della Corte Suprema americana sul same-sex marriage, no? Perché anche in America ogni tanto qualcheduno piglia e ridiscute delle robe, no? Allora arriva la Corte Suprema e dice, dito, same-sex marriage si fa, finito, basta, non è che si discute. Ecco, cioè, secondo me basterebbero quel tipo di cose. Cioè, la Corte Costituzionale in Italia ci dovrebbe stare per questi tipi di robe, no? E invece, anche lì, Michele, no? Se pensi a come può essere azionata la Corte Costituzionale, praticamente può venire azionata quando, non dico si commette un reato, ma, cioè, una legge che ex ante si sa che va contro certi valori fondanti, deve venire applicata perché la Corte Costituzionale faccia il cosiddetto, la cosiddetta verifica incidentale. Cioè, anche qua, no, fai una legge, che faccio un esempio, sulle legge elettorale, no? Che non rispetta quello che c'è scritto nella Costituzione sulla rappresentatività, non è che la puoi fermare prima. No, prima la devi applicare, dopodiché ci deve essere un giudice che manda in Corte Costituzionale il quesito incidentale. Cioè, anche lì è tutta una roba disfunzionale, no? Nel senso, cioè bisogna aspettare. Per quello che io sono un po', cioè dall'ideologia violente, vista l'assetto istituzionale italiano, sono un po' spaventato, perché cioè, si corre il rischio di farli andare fino al punto in cui poi devi reagire fisicamente, no? Proprio perché non. Allora mi chiedo se una delle cose non fosse, da parte delle forze politiche, di prendere una certa distanza, commissione o no. Cioè mi sarebbe piaciuto vedere una certa distanza da alcuni tipi di cose, che ovviamente non possono prendere, perché fondamentalmente, che sia marketing politico o no, Salvini, la Meloni, eccetera, non la vogliono prendere, capito, quella distanza. Questo è il tema vero che ha fatto vedere quella roba lì, che è successa. Al di là della commissione, no? Che chi se ne frega, onestamente. Il tema vero è che ha fatto vedere che questa contiguità non l'hanno smentita, no? Cioè, Michele, quando c'erano le Brigate Rosse, io non mi ricordo del Partito Comunista da allora non prendere le... Sì, sicuramente avranno avuto dei fiancheggiatori in Parlamento, per carità, protezioni politiche anche loro di un certo tipo, ma il Partito Comunista non è mai stato ambiguo, no? Molto raramente, cioè non mi ricordo di cose ambigue a livello di quelle che vediamo oggi, no? Una parte della sinistra, la sinistra della sinistra del Partito Comunista, sì, però. No, sicuramente. Quelli del manifesto lo erano. Posta, sì, certo. C'era la foto di famiglia, non so se ricordate. Sì, certo, sì, c'era una... Ho detto, sicuramente avranno avuto qualche fiancheggiatore politico, ma mai un partito col 30% come era il Partito Comunista di allora, no? Si è schierato a favore di un uso violento della lotta politica, no? Per cui, non so, boh.
A me sembra una roba di corsi e ricorsi. E fa abbastanza dispiacere vedere che a quelli che votano la destra questa cosa qui non li smuova. Ma è lì il punto, cioè io questo lo butto a Costantino che stava leggendo. Cioè, voglio dire, di quanto è calata nei sondaggi la destra italiana? Sto muovendo il tavolo, faccio tremare la telecamera, scusate. Di quanto è calata nei sondaggi la destra italiana per aver palesato l'altro giorno che loro, coi fascisti, coi nazionalisti, coi razzisti, non hanno una particolare querelle, anzi, se li vogliono tenere buoni. Zero. Vuoi interpretare? Zero. Allora, il problema politico, ragazzi, è che abbiamo il 70% della popolazione italiana che apprezza i totalitarismi. Questo è il problema. Anzi, se fra i totalitarismi ci mettiamo a quelli di stampo social comunista, probabilmente abbiamo l'80% della popolazione italiana che li apprezza. D'accordo? Ecco, a me pare questo il problema. Che poi vorrei vederli alla prova. Non è una soluzione, però mi pare questo il problema. Sì, che poi vorrei vederli alla prova. Poi, no, perché poi è una cosa molto ambigua, perché gli italiani sono tutti ambigui. In questo, no? Vorrei vederli alla prova con un regime di quel tipo lì, no? In cui ti dicono, beh, EasyJet, non la prendi più. No, la perfida Albione, basta. Ryanair, EasyJet. Telefonini, Apple, no. Brondi. Capito? Cioè, li vorrei vedere io tutti questi qui che fanno... Cioè, che non capiscono per una... specie di rabbia con la bava alla bocca si riempiono le parole di cose che se venissero poi veramente realizzate gli cambierebbero la vita non di poco. Mario Giordano, vuoi rompere le zucche? Non usi la mazza da baseball. Vabbè, quello poi è un cretino massimo. Cioè quello lì, il sovranista, ha rotto le zucche con la mazza da baseball, un famoso sport della Bergamasca, il baseball. No? Avessi usato almeno quella da cricket. No, ma neanche quella da riffa doveva usare, che era uno sport lombardo milanese. Ah, vero, la riffa, sì. No, c'è la riffa, noi la chiamiamo in un'altra, ma è quella col pezzettino di legno che butti in aria e poi colpisci, no? Bravo. Lo giocavo anch'io da ragazzino. Infatti io ho anche ricordato al buon Cottarelli, che non so cosa gli sia capitato, che per quanto mi riguarda le zucche di Halloween in campagna veneta si sono sempre fatte. Le ho fatte io da ragazzino, le facevano quelli più vecchi di me, le aveva fatte mia mamma. Cottarelli è quello delle feste europee? Sì. Europee, le feste europee. Ma adesso sì. Sì, ecco, in Italia c'è questa atmosfera, capite? C'è questa atmosfera. Alla fine, poi alcuni lì si sono messi a porta dicendo no, ma lui scherzava, era fine umorismo. Cazzo, se era fine umorismo, era così fine che non se ne accorge. Sottilissimo. Era così sottilissimo che era invisibile. Infatti i 2000 e passa che gli ha messo light, capisci? Sono quelli che ti preoccupano. Perché di questi sono sicuro che una buona fetta era anche dell'opinione che bisogna bannare l'hate speech e fare le cose contro le commissioni che dicono che il nazionalismo non può. E c'era un'altra fetta che pensava che la maniera di evitare le aggressioni verbali anonime o l'odio sulla web sia di chiedere a chiunque vuol fare un commento alla stampa, al Corriere della Sera, la carta d'identità. Bene. È questi che non si rendono conto della connessione fra questi, quello che preoccupa me. No, ma poi non si rendono conto, scusami Michele, io torno un po' alla roba, faccio un po' il marxista nel metodo, no? Torno agli economy stupid, eccetera. Cioè, questi non si accorgono che tutte queste scelte, se venissero veramente realizzate in campo economico, comporterebbero un drastico peggioramento del tenore di vita di tutti quanti, no? Perché il ritorno poi... Perché automaticamente da quel tipo di ideologia discende in economia l'autarchia, no? Che è una roba che provoca un drastico peggioramento. E qui non è che dobbiamo discuterla sta cosa, no? È nei libri di storia, cioè non è che è una cosa che è sotto discussione, no? Basta vedere, non so, i dazi di Trump minacciati, poi messi, eccetera, eccetera, e tutto il casino che hanno combinato nel commercio globale, hanno fatto scendere tasso di espansione del commercio globale all'1%, che se non sbaglio è al minimo storico da non so quando. Per cui il tema vero è tutta questa roba qui,
non è che poi non avrebbe effetti sulla vita, se fosse venisse fatta, non è che non avrebbe effetto sulla vita, sulle condizioni di vita reale delle persone, no? E questo poi anche che è disturbante, cioè lo capiscono cosa succede se veramente si dà seguito a quello che si dice? Cioè, capisce la gente o no? Cioè, ricordo una cosa, poi mi sto zitto perché ho parlato troppo stasera. Lo Smoot-Hawley Tariff Act, che è quello che ha fatto precipitare negli anni 30 gli Stati Uniti nella crisi. Gli Stati Uniti precipitano nella crisi dell'economia reale, non di Wall Street, negli anni 30, quando vengono messi i dazi per cercare di favorire l'industria, i farmers americani, no? E viene introdotto questo Smoot-Hawley Tariff Act per cui si mettono i dazi all'import di prodotti agricoli. Nel 1933 chi gli chiede di levarli sono i farmers, perché erano andati talmente nei casini, era peggiorato talmente tanto il loro business, che sono loro stessi che avevano chiesto di metterli a chiedere di levarli. Lo stesso è successo sui dazi inglesi alle Fiandre per le lane, eccetera, eccetera. È successo sempre così. E questo non è una questione keynesiani, liberali, no, no. Questa è una roba che è acclarata, non c'è discussione su questo almeno, no? Cioè non c'è una visione, un'altra visione dei dazi, sono una cagata, no? Sono disfunzionali, fanno peggiorare il tenore di vita. Ma adesso lo blocco, dico che ha parlato troppo. No, no. Anche perché finiamo a parlare di dazi. No, no, dico che da quell'ideologia lì, politica, discende poi una struttura dell'economia anche, che è questa, no? Vi piace? Sicuri, eh? Boh, però sai, alla fontana dell'autarchia si sono abbeverati il Movimento 5 Stelle, non solo Lega, non solo Fratelli d'Italia. Evidentemente adesso funziona perché c'è questo clima. Gli attacchi alla globalizzazione, ricordiamoci, adesso Di Maio non li fa più tanto, anche perché ha trovato amici cinesi. Però fino a poco tempo fa li faceva anche lui. Quindi è una cosa che politicamente paga, perché c'è un terreno in Italia, un terreno culturale in Italia che quello ti produce. C'è poco da fare. E il problema vero è come contrastarlo. Con le commissioni o con altri mezzi? No, bisognerebbe rimandare tutti a scuola. Magari. Che quello che dice Michele da anni, però è così alla fine. Ma non lo so, io adesso non ho davvero una soluzione, perché sai, i ragionamenti che abbiamo fatto insieme sul passato, sul fatto che il paese non ha fatto i conti con la violenza fascista, con l'ideologia, con il razzismo, con la visione di San Sabba e tante mille cose, no? E poi non ha fatto i conti con l'inquisizione, con queste forme di social comunismo diffuso e assurdo, tutte cose vere. Adesso io non è che sono terrorizzato, forse perché sono anche cittadino di un altro Stato che almeno su questo mi dà garanzie, su altre cose no, però su questo mi dà garanzie, mi sento più tranquillo. E forse perché penso che ci sia una forma di buonsenso per cui se passassero dalle parole agli atti la maggioranza delle persone si opporrebbe. Forse, ma forse mi illudo. Io sono invece però... curioso, interessato a capire com'è, quale operazione, cioè Liberi Oltre non basta. Cos'è un paese che è fondamentalmente inquisitorio? Questo è un paese inquisitorio e razzista. Fa capire alla grande maggioranza delle persone che tutto questo è una follia, che la nostra supremazia è una follia, che il nostro essere particolari, eredi dei grandi antichi romani, una follia, che è tutta una follia, che è tutta un'assoluta follia. Permettimi di aggiungere una cosa a quello che stai dicendo, Michele. Questo paese è inquisitorio tanto a destra quanto a sinistra. Sì, sì, io su questo, per questo non faccio discrimine. Appunto. Infatti questa è una mozione di sinistra ed è inquisitoria. Esatto. Scusami, ti interporiamo sempre. No, finito. Era solo questa precisazione. Cioè, la stessa, aspirazione... più o meno forte liberticida c'è anche a sinistra. E questo è il vero pericolo. Beh, per quello che i liberali sono sempre stati in quattro, no? In Italia. Cioè, sono sempre gli stessi, no? Rossi, sempre gli stessi nomi, no? Rossi, quello là vecchio, non quello... Quello,
quello. Vabbè, io vi devo lasciare fra un minuto e 30 secondi. Alla fine siamo d'accordo. Allora chiudiamo qua, così non la facciamo. Non la facciamo. Alla prossima commissione ci vediamo. Vediamo.